A inizio maggio sono stato a Londra alla Leadership Conference di Alfa, un incontro incredibile. Eravamo 5.000 persone provenienti da 67 paesi del mondo, appartenenti a 28 denominazioni cristiane diverse. 2 giorni fantastici di riflessioni, preghiere, incontri e testimonianze. Una delle persone intervistate è stato Lee Cree, che è un rapper, un produttore discografico, un podcaster statunitense, esponente del Christian Rap con più di 1 milione di iscritti su YouTube. Durante l'intervista, l'intervistatore gli ha fatto questa domanda, me la sono scritta. Lee Cree, tu sei un artista, un cantautore, un imprenditore, un attore, un podcaster impegnato nel sociale. Hai una moglie, hai 3 figli quasi adolescenti. Come vivi tutto questo? Cosa viene prima per te? Qual è la tua priorità? Lui sapeva bene che la sua risposta avrebbe sorpreso parecchi, per cui ha iniziato così. È una bella domanda e la mia risposta vi sembrerà un po' folle, però seguitemi, ok? La mia priorità è pensare a me stesso. Effettivamente siamo rimasti un po' destabilizzati da questa risposta, ma poi lui ha spiegato che la risposta sembra un sacrilegio, ma d'altra parte, se non stiamo bene emotivamente, psicologicamente, spiritualmente, come potremo fare del bene anche agli altri? Sembra un sacrilegio, ma ascoltatemi bene, se io non sto bene con me stesso emotivamente, fisicamente, spiritualmente, psicologicamente, non sto bene per nessun altro. Ecco perché do priorità al tempo che trascorro con Dio, a come curo la mia crescita, a come mi nutro in modo da poter poi nutrire gli altri. E poi c'è mia moglie, perché tutti i bambini vogliono che i loro genitori stiano bene insieme. Tanto che quando entro in casa dalla porta, i miei figli mi vengono incontro, ma io li mando via e gli dico: aspettate, prima devo andare dalla mamma. E poi ci sono i miei figli, naturalmente, e loro sono felici. E poi tutto il resto, tutto ciò che mi resta è per servire le persone, per servire ogni persona. La mia priorità sono io. Dimmi un po', quando hai sentito questa frase, anche a te ha fatto un po' impressione? Ti puzzava un po' di egoismo? Però se ci pensi bene, non fa una piega. Se vogliamo amare gli altri, dobbiamo stare bene. E per stare bene, dobbiamo amare noi stessi e curarci della nostra crescita. Non in modo egoistico, ma prendendoci cura del nostro benessere in modo da poter dare il meglio di noi agli altri. E quanto è vero quanto dice anche riguardo alla famiglia? Prima c'è la coppia e se la coppia sta bene, poi stanno bene anche i figli. E poi c'è il servizio verso tutte le altre persone. Le parole di questo rapper, Lee Cree, mi hanno fatto molto riflettere. Spero che faranno riflettere anche te. Stai dando la giusta priorità alle cose? Riesci a prenderti cura di te stesso, del tuo tempo interiore, della tua preghiera, della tua crescita interiore, di come ti nutri per poter essere così ricco e poter donare qualcosa agli altri? Lo so bene che la felicità è il frutto maturo e autentico nel riuscire ad amare gli altri. La vera felicità risiede proprio in quello: c'è più gioia nel dare che nel ricevere, dice Gesù. E chi ama solo se stesso e si preoccupa solo di se stesso sarà tutt'altro che felice. Come diceva Madre Teresa di Calcutta, siamo nati per amare e per essere amati, e soltanto in questo riusciremo a trovare la nostra felicità e la nostra realizzazione. Ma qui il discorso è un altro: noi dobbiamo essere capaci di prenderci cura di noi stessi per poter meglio prenderci cura degli altri. Sai curare la tua salute, il tuo riposo, la tua alimentazione, il tuo rapporto con Dio, la tua interiorità e la tua spiritualità? E dai il giusto spazio alle relazioni più importanti della tua vita, da cui poi nasce la forza e la possibilità di prenderti anche cura degli altri? Spero che queste parole di questo rapper ti siano di ispirazione. Voler bene a se stessi non è egoismo, ma è la base
fondamentale per poter anche amare e prenderci cura degli altri. Scrivimi nei commenti cosa ne pensi di queste parole e lascia un mi piace al video e iscriviti al canale attivando la campanella. E se vuoi puoi scaricare questo PDF sul perdono di 50 pagine, l'arte del perdono che rinnova la tua vita. Lo trovi cliccando qui su questo quadratino, l'arte del perdono che rinnova la tua vita.